Andiamo adesso a vedere nello specifico la categoria per quanto riguarda le skill, quindi trazioni monobraccio, front lever pull up, crunch push up e stem push up, con il signor Manuel Caruso. Iniziamo con front lever pull up. Le regole fondamentali per rendere valida la ripetizione sono: il polso non deve mai superare la sbarra, rimanere in linea con la sbarra o leggermente sotto, quindi non è valida la false. Seconda cosa, si parte a braccia tese, non è previsto un secondo, 2 secondi di isometria. L'importante è tornare a braccia tese e aspettare che il giudice in questione che tocchi la persona e poi ripartire. Molto importante marcare l'estensione del braccio per evitare che vi venga annullata la ripetizione. Un'altra cosa fondamentale, la linea, mantenere sempre la retroversione, mai perdere la retroversione, quindi non si può inarcare con la schiena, verrà annullata la ripetizione, non verrà contato proprio la rep. Soprattutto un'altra cosa, evitare di oscillare, quindi il corpo rimane dritto e sale perfettamente dritto. Non è possibile alzare prima le gambe e poi salire col resto del busto. Questa cosa comporta l'annullamento della ripetizione. Adesso andiamo a vedere il crunch push up. Lo stesso concetto, si parte perfettamente in linea a braccia tese. Nel momento in cui si è in linea a braccia tese, il giudice vi darà il via, arriverete a fare la ripetizione a full ROM, tornerete a braccia tese e dovrete aspettare sempre che il giudice vi dia il via per fare la seconda ripetizione. Annullamento della ripetizione è ovviamente squadrare la linea, quindi la perdita delle gambe, la perdita della retroversione e ovviamente se viene a mancare la completa estensione delle braccia. Andiamo a vedere le handstand push-up. Si parte perfettamente in linea, finché non si è in linea non si può partire. Retroversione fondamentale. Si scende perfettamente con il naso a toccare il pavimento o a sfiorare il pavimento. Si ritorna su spingendo, ma mi raccomando, è importante non perdere la retroversione. Se si dovesse inarcare la schiena, verrà annullata la ripetizione. Per ripartire, per fare la seconda rep, dovrei sempre aspettare il via dalla parte del giudice. Adesso andiamo a vedere trazione in braccio, fondamentale partire completamente teso, staccati dal pavimento, braccio che non traziona, attaccato al corpo, gomito attaccato al corpo, mai alzare il gomito, si parte a braccia tese, si arriva mento sopra la sbarra, si ritorna a braccia tese e si aspetta sempre il via da parte del giudice. Qui non è importante che sia prona o neutra, l'importante è arrivare a mento sopra la sbarra e non alzare mai, oltre che il gomito, anche la spalla, quindi si sale così, vietato fare questo. Ok, grazie Manuel per averci illustrato le varie indicazioni per poter fare le skill per questa gara. Questo concetto ovviamente per quanto riguarda toccare però ogni ripetizione da parte del giudice per dare il via alla ripetizione successiva vale sia per la categoria bodyweight, sia per la categoria woman challenge, sia per la categoria strength. Quindi bisogna sempre rispettare il via del giudice prima di eseguire le ripetizioni, pena ovviamente l'annullamento della ripetizione. Ovviamente speriamo che questo evento sia un bell'evento, che ci divertiamo, che sia anche un inizio per una nuova categoria di gare che si proporranno anche in futuro, dare un esempio anche per altre associazioni che vogliono fare delle gare simili a queste. Speriamo ovviamente che parteciperete numerosi, vi aspettiamo il 15 sabato mattina a partire dalle 9 che ci sarà il raduno degli atleti e poi la domenica poi successiva per le restanti gare. Ovviamente poi ci sarà anche il meeting nel pomeriggio in cui mi invito anche per chi non volesse partecipare, ma venire solo esclusivamente a usufruire dell'attrezzatura in palestra, quindi fare un po' di skill, un po' di combo insieme. Vi auguriamo una buona giornata e ci vediamo il 15.